È arrivato l'inverno, vediamo come difendere il nostro pollaio dai rigori del freddo. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi mostro come ho risolto da qualche anno a questa parte i problemi del pollaio legati al freddo. Come vedete là in fondo, già da qualche settimana ho usato semplicemente un nylon molto spesso, l'ho legato con un elastico così da bloccare intanto gli spifferi. È importante non fare una chiusura stagna ma garantire un ricambio d'aria all'interno del pollaio, questo è molto importante. Questo è il ricovero notturno, loro vanno a dormire dentro. Adesso vi mostro le modifiche che avevo fatto al ricovero notturno e gli accorgimenti che ho utilizzato adesso per l'inverno. All'interno, quando l'abbiamo montato 2 anni fa, abbiamo messo dei bastoni per poter permettere loro di covacciarsi e poi passare la notte tranquilli, insomma. Nella cova, come vedete, metto poi della paglia, ho sempre fatto così. Quest'anno poi, seguendo il consiglio di un contadino che abita qui in zona, ho aggiunto della cenere di legna, quella del mio camino. L'ho messa sul fondo, ho fatto un tappeto di cenere e sotto la paglia, vi faccio vedere meglio. Questo ho visto che mi ha aiutato molto per la lotta alle formiche soprattutto. E comunque anche altri eventuali animaletti si tengono ben lontani perché con la cenere di legna non riescono a strisciare e a camminare. Ho messo anche lì. Uno dei problemi che si hanno d'inverno è che l'acqua tende a gelare. Allora io ho risolto così, controllo giornalmente che l'acqua sia allo stato liquido, dopodiché all'interno del ricovero notturno metto un altro beveratoio di circa 5 litri, piccolino. Qui dentro tenete conto che la temperatura generalmente è un po' più alta rispetto all'esterno, quindi ho risolto il problema semplicemente spostando o raddoppiando la quantità di acqua che hanno a disposizione. Sappiate comunque che l'ho scoperto quest'anno, esistono degli abbeveratoi riscaldati, quindi se c'è bisogno veramente con le temperature sotto zero ci sono questi abbeveratoi, vi mostro la foto, costano pochi soldi, costano una ventina di euro circa e permettono di tenere la temperatura dell'acqua costante intorno ai 20 gradi, non è poco. Per quanto riguarda il cibo, se mi avete seguito negli altri video, io uso quello acquistato attualmente, le granaglie acquistate, uso il misto polli e l'ovaiola. L'inverno faccio un miscuglio leggermente diverso, 2 parti di ovaiola e 1 parte di misto polli. Questo perché l'ovaiola è molto proteico e loro hanno bisogno davvero di molte proteine d'inverno perché consumano molte energie per mantenere il calore. Quindi è giusto anche dare loro un supporto calorico diverso. Inoltre do loro ogni giorno una buona dose di erba o di verdura fresca. Quello è importante per garantire loro anche quelle proteine, quei sali minerali che non trovano altrove. Oltre all'erba fresca e alle granaglie, una volta al giorno do loro poi del pane secco bagnato mischiato con farine varie, farro, orzo, polenta e quant'altro, quello che trovo al consorzio. Costa davvero pochi soldi, 1 euro al chilo circa. A loro fa molto bene. Siamo in chiusura, è stato un video molto veloce, mi sono sentito di darvi questi consigli perché sono 2-3 anni che adotto questi accorgimenti e mi trovo veramente molto bene. Le galline sono sane, queste hanno già 1 anno circa di vita, quindi è il secondo inverno che affrontano qui con me, sono molto belle. Se voi siete le prime armi, se avete voglia di fare un piccolo pollaio, io allevo solo vaiole per le uova. Con questi piccoli accorgimenti possiamo permettere loro di vivere serenamente anche in inverno. Chiusura del video, vi faccio vedere il pollaio pulito e la felicità di queste 6 galline nel vedere un po' di erba fresca. Si accontentano di poco, però è importante dar loro cibo fresco anche durante l'inverno. È tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile e volete condividerlo ve ne sono grato, così mi aiutate a far crescere il canale. Vi invito, se vi va, di iscrivervi al canale e poi di attivare la campanella, così poi YouTube vi manda le mail ogni volta che pubblico un video. Dal mio pollaio è tutto, vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Buona giornata!